questa sera appunto approfondiremo Abelardo ed Eloisa, la loro storia d'amore, ma approfitterò per parlare un pochino, partendo dalla loro storia d'amore, parlare un pochino diciamo dei tempi in cui sono vissuti, anzi più specificatamente, visto che Abelardo era un chierico e quindi un uomo di studi, un filosofo, parlerò un pochino di quello che erano gli studi, cosa voleva dire al tempo essere uno studioso, e parlerò anche del com'è pervenuta a noi questa storia, perché dei grandi amori della letteratura spesso traggono spunto da vicende storiche. Per esempio, prima accennavamo Paolo e Francesca, sono personaggi effettivamente esistiti, ma che a noi sono pervenuti grazie a Dante. Dante, che peraltro non cita Abelardo, stranamente, cita un sacco di pensatori più o meno del suo tempo. Abelardo è a cavallo tra il 1000 e il 1100. Però ci si aspetterebbe che lo citasse, invece non lo cita. Non sono una studiosa di Dante e quindi non saprei dare una ragione. Forse è perché i due si somigliavano tanto, e spesso quando qualcuno ti assomiglia non ti è particolarmente simpatico. Vedremo che Abelardo non è una figura umanamente particolarmente simpatica, e approfitteremo di parlare appunto di com'è pervenuta a noi questa storia. Questa storia ci è pervenuta attraverso una specie di mini autobiografia che Abelardo ha scritto. La si chiama o Lettera d'un amico, perché la finzione letteraria che sfrutta Abelardo è quella appunto di scrivere una lettera a un amico ripercorrendo la propria vita, o anche la storia delle mie sfortune, dei miei malori, dipende da varie traduzioni in italiano, scritta in latino ovviamente, e da un carteggio tra Abelardo ed Eloisa, un carteggio che consta di poche lettere in realtà, 3 di Eloisa e 4 di Abelardo, che a noi però arrivano attraverso delle trascritture di quasi un secolo dopo la loro vita. E quindi ovviamente, come spesso capita per quanto riguarda i testi medievali, non tutti gli studiosi sono d'accordo sull'autenticità di questi scritti. Si pensa che forse le lettere le abbia scritte tutte Abelardo, altri dicono che invece sia stato un falsario del XIII secolo a scrivere le lettere di entrambi. C'è molta discussione sull'autenticità, ed è una discussione molto sentita. Per cui di solito gli studiosi che sono contro l'autenticità sono molto vigorosi nel loro portare avanti la loro tesi, e invece chi conferma l'autenticità di questi testi è molto convinto di questa autenticità. Non vi farò un riassunto di questo, perché veramente ce n'è un po' di tutti i colori e ci sono tantissimi studiosi che si sono cimentati nel cercare di provare l'una o l'altra tesi, e soprattutto nell'ultimo secolo, più o meno, per intenderci, anche se la storia di Abelardo ed Eloisa ha affascinato dal momento in cui è nata. Perché quando sono successi i fatti, la storia vera e propria tra loro due dura un paio d'anni, 2 o 3 anni,
proprio perché entrambi, ma soprattutto Abelardo, erano dei personaggi estremamente noti ed estremamente affascinanti, erano subito diventati un gossip in tutta Parigi e di conseguenza un po' in tutto il mondo. Vi dico soltanto che una copia di questa lettera ad un amico e l'epistolario Abelardo ed Eloisa l'aveva anche Francesco Petrarca e l'ha talmente tanto commentata e riscritta tutta intorno nell'anno più o meno prima di cominciare a scrivere Il Canzoniere, per cui ha avuto un'influenza in qualche modo molto profonda anche su Petrarca, che tuttora Abelardo ed Eloisa vengono considerati il prototipo dell'amor cortese, nonostante vedremo per certi versi sono molto distanti, la loro storia è molto distante da quello che ci viene normalmente insegnato come il prototipo dell'amor cortese, appunto. Ma cominciamo dalle figure, dai nostri protagonisti. Pietro Abelardo nasce in Bretagna, è figlio di un piccolo nobile, Berengario, primogenito. E quindi come primogenito ci si aspetterebbe che ereditasse, diciamo, il patrimonio del padre e si desse alla vita da cavaliere, diciamo, alla vita di spada. Ma fin da piccolo Berengario aveva degli interessi culturali, aveva studiato e fin da piccolo il figlio dimostra una passione per lo studio e una capacità di apprendimento e di rielaborazione di quello che studia straordinaria, tanto che il padre ben volentieri lo spinge a continuare una carriera scolastica, diciamo. E cosa voleva dire allora studiare? A quel tempo esistevano delle cosiddette scuole che di solito si riunivano attorno a la figura di un maestro che si era fatto una certa nomea. E quindi Abelardo fa questo, parte dalla sua Bretagna e comincia a fermarsi in varie scuole. Il primo maestro di un certo peso che avrà sarà un certo Roscellino, fino ad arrivare, finalmente, dice lui, racconta lui nella storia delle mie sventure, finalmente arriva a Parigi, proprio come uno studente universitario contemporaneo. Parigi è il top, andare a studiare alla Sorbona ancora è un'avventura e vivere a Parigi è ancora un'avventura, e già allora lo era, nonostante non esistessero le università, men che meno esisteva la scuola come la concepiamo adesso, non c'erano ovviamente i gradi scolastici che ci sono adesso, non c'era la sistematicità che c'è adesso nella scuola, gli studi venivano, come dire, ogni studente in qualche modo dipendeva appunto dai maestri che riusciva a contattare, al quale riusciva a legarsi in qualche modo. A Parigi c'erano delle scuole, e una di queste poi sarà, diciamo, il fulcro da cui nascerà la Sorbona di Parigi. C'erano varie scuole molto molto accreditate, molto famose. E cosa si studiava?
il trivio, il famoso trivio e quadrivio, che sono un pochino come i sette nani per me, me ne dimentico sempre uno. Il trivio era la grammatica, la retorica, la dialettica, il quadrivio erano l'aritmetica, la geometria, l'astronomia e la musica. Ce l'ho fatta, le ho dette tutte. A suo dire Abelardo, ma a dire di tutti, era il top del top in retorica, grammatica e dialettica, meno si era interessato al quadrivio, era, anzi diceva in matematica era abbastanza scarso. Arriva a Parigi e decide subito di seguire le lezioni, e qui vedremo cosa vuol dire seguire una lezione, di un maestro che era probabilmente il più seguito al tempo, un certo Guillaume de Champeaux, Guglielmo di Champeaux, che insieme a il Roscellino di cui vi avevo accennato prima aveva partecipato attivamente a la disputa sugli universali, la famosa disputa sugli universali. Io vi accennerò inevitabilmente adesso un pochino di filosofia medievale. Io ho fatto a suo tempo un corso di storia della filosofia medievale e una cosa ho imparato della filosofia medievale, ovvero che se ne può discutere, se ne può parlare esclusivamente se la si conosce bene. Sono disquisizioni estremamente puntigliose e cavillose, per cui scegliere un termine piuttosto che un altro potrebbe far incorrere in enormi errori. Questi studiosi medievali che discutevano del minimo cavillo riarrangiavano in qualche modo, commentavano testi scritti più o meno nell'antichità, o quelli che erano arrivati o nella versione in cui erano arrivati fino al Medioevo, facendo veramente le pulci a ogni singola parola. La disputa sugli universali è una storia lunga che parte da Aristotele, che aveva parlava di queste categorie. Cerco di essere più neutra e più semplice possibile. Parlava di queste categorie e parlava di, in maniera non particolarmente precisa, di queste categorie, nel senso non aveva precisato esattamente come dovevamo pensare a queste categorie. E quindi nei secoli successivi si erano formate due correnti. Una diceva che questi universali erano da prendere come qualcosa di concreto, qualcosa che esistesse veramente. Altri invece dicevano che, e questi erano i realisti, i nominalisti dicevano invece che erano semplicemente dei nomi che servivano in qualche modo appunto a categorizzare la realtà. Roscellino era un nominalista, Guillaume de Champeaux invece era un realista. Abelardo, che a detta di tutti i contemporanei, e vedremo che litiga con tanti dei suoi contemporanei, quindi sia quelli che lo osteggiavano che quelli che invece lo consideravano un maestro,
tutti erano d'accordo col dire che era un retore e che la sua dialettica era imbattibile, era bravissimo, sapeva, come si suol dire, intortare chiunque. E lui prende una posizione mediana, diciamo, in questa disputa. Litiga con Rossellino e litiga anche con Guillaume, praticamente. E dice che in realtà questi universali non sono propriamente qualcosa di concreto, ma sono concreti in quanto categorie del pensiero, in qualche modo. Quindi sono astratti perché sono pensiero, ma sono utili e quindi in qualche modo veri, concreti, per aiutare nel ragionamento. Questo è a grandi linee il suo pensiero, quindi dà un po' un colpo al cerchio e uno alla botte. Questa caratteristica di non assorbire le lezioni dei suoi maestri lo porterà sempre ad avere dei grandissimi scontri. A quel tempo erano normali, nel senso che lo studio a quel tempo era appunto dialettica, non era semplicemente un maestro. Ve lo spiego così, la lezione funzionava in questo modo. Il maestro leggeva un brano, lo commentava dal punto di vista grammaticale, lo commentava per quello che era l'intelligenza del testo e alla fine ne commentava quello che era il significato pedagogico di questo testo, diciamo. E lì cominciavano le dispute, che erano appunto parte integrante della lezione. Il maestro si aspettava che i propri allievi a quel punto commentassero il suo commento. E quindi la lezione non era quella lezione frontale come può essere quella che sto facendo io adesso, voi muti che mi ascoltate e io che vi racconto, ma era, almeno alla fine della lezione, ci si aspettava che gli studenti partecipassero attivamente. Era un obbligo, faceva parte dell'imparare, non c'era imparare senza il dialogo col proprio maestro. Tra l'altro, questo dialogo avveniva anche tra maestri, c'erano dispute tra questi personaggi, tra questi letterati, che a volte si spostavano da una città all'altra per incontrarsi in una terza, veniva dato loro un tema, cioè un brano, su cui dovevano appunto discutere. Era proprio il modo di studiare a quel tempo. Infatti, quello che ci rimane di questi autori sono proprio quelle che vengono chiamate glosse, cioè il commento a testi precedenti. Questo era il fare scienza, il fare studio a quel tempo. Per cui era, fra virgolette, normale per un allievo come Abelardo discutere con i propri maestri, ma lui lo faceva con una veemenza, ma soprattutto con un'abilità, per cui spesso queste dispute le vinceva. E ovviamente questo non era, umanamente lo si può capire, i maestri non sempre la prendevano
bene questa sua capacità di zittirli sempre e dar sempre ed aver sempre ragione. Allo stesso tempo, però, tra gli altri allievi lui comincia a farsi un nome e ben molto velocemente, molto presto, comincia a creare delle scuole per conto suo, cioè lui diventa maestro molto in fretta, molto velocemente. E alla fine riuscirà anche a diventare maestro prima di dialettica, poi di retorica e poi addirittura di scienza sacra, ovvero quella che noi chiameremo teologia, anzi pare che sia stato forse lui il primo a chiamarla in questo modo, a Notre Dame, che potete capire Notre Dame era il posto più prestigioso di tutti a Parigi. Chi era chierico a Notre Dame? Un certo Fulgenzio, la cui nipote Eloisa sarà l'altra protagonista della nostra discussione. Di Eloisa, della famiglia di Eloisa, al contrario di Abelardo, della famiglia di Eloisa non sappiamo di certo nulla, a parte appunto di questo zio Fulgenzio. Non sappiamo con certezza chi fosse la madre e neanche il padre. Molto probabilmente, visto che Fulgenzio veniva da una famiglia nobile, anche lei era nobile. Però in un passo di una lettera ad Abelardo, Eloisa sembra dire: io sono rispetto a te di un ceto sociale inferiore, per cui non si capisce se il suo è un volersi mettere come dire sempre al posto dell'allieva rispetto ad Abelardo, anche dal punto di vista sociale, diciamo, o se effettivamente è un'indicazione di qual era la sua provenienza. Fatto sta che non sappiamo esattamente quasi nulla di lei, da dove arrivi. Sappiamo però che ha studiato a Fontainebleau in un'abbazia e che fin da giovanissima dimostra una capacità e un'intelligenza rara, tanto che finché ancora a Fontainebleau, quindi finché ancora piccina, già si comincia a Parigi, Fontainebleau non è lontana da Parigi, subito fuori, si comincia a parlare di questa ragazza così brillante che, uscita dall'abbazia, va a vivere con lo zio e comincia a frequentare le scuole di Parigi, quindi le si permette di continuare a sviluppare questo suo talento per lo studio. Pare che fosse anche molto bella, anche se in realtà Abelardo non è molto preciso su questa cosa, lui fa finta che non gli interessasse dal punto di vista fisico, anche se dopo capiamo che non era così, parla soprattutto del suo intelletto inizialmente, però Pietro il Venerabile, che forse avrete già sentito citare, abate, diventerà poi abate di Cluny, dice che era veramente molto bella, era famosa per essere molto bella, molto intelligente. Anche Abelardo si dice fosse un gran bell'uomo, tanto che oltre ad avere tantissimi fan fra gli studenti, spesso viene sottolineato da autori contemporanei che le donne lo trovavano particolarmente attraente, non solo per il suo fascino, ma anche perché era attraente fisicamente. Quindi un bell'uomo, pieno di fascino, pieno di
successo. Perché un'altra cosa, un'altra caratteristica di Abelardo è che era piuttosto ricco. A quel tempo gli studenti che potevano pagavano i maestri, e in più lui, essendo maestro all'interno di scuole strutturate, diciamo, probabilmente riceveva anche una specie di stipendio, quindi tra lo stipendio e i soldi degli allievi Abelardo se la cavava bene, sicuramente meglio di tanti suoi colleghi, pare. Quindi questo uomo ricco, affascinante, l'intellettuale di spicco di Parigi, nota in qualche modo questa ragazza. Tenete conto che quando si incontrano si pensa, non si sa esattamente quando sia nata Eloisa, si dice intorno al 1098, per cui quando si sono incontrati si pensa avesse fra i 16 massimo 18 anni. Lui ne aveva 35-36 quando si incontrano, quindi c'era una bella differenza di età. Lui la nota o comunque ne sente parlare e decide di chiedere allo zio Fulgenzio di ospitarlo a casa sua. E lo zio Fulgenzio non gli sembra vero e dice: caspita, qua l'intellettuale di punta di Parigi mi chiede ospitalità, perché non chiedergli anche di diventare il maestro della mia nipote così brava negli studi? E infatti Fulgenzio chiede proprio ad Abelardo di occuparsi dell'istruzione di Eloisa. Ora qui c'è chi ha ventilato l'idea che forse Fulgenzio lo ha fatto apposta, perché non può essere stato così ingenuo da mettersi a casa appunto con tanto pezzo d'uomo, a occuparsi di cotanta pezza di ragazza senza pensare che qualcosa avrebbe potuto scattare. Fatto sta che da quello che ci dice Abelardo invece Fulgenzio si fida, lo prende in casa e li lascia soli a studiare. E vediamo se riesco a trovare il pezzo. Naturalmente questa è una traduzione dal latino, perché Abelardo in latino scrive. Se riesco a trovare il pezzo in cui ci racconta come passavano il tempo. Con la scusa di studiare, avevamo tutto il tempo per amarci. E inoltre lo studio ci permetteva di godere quella solitudine che l'amore sempre richiede. Aprivamo i libri, ma si parlava più di amore che di filosofia. Erano più i baci che le spiegazioni. L'amore si rifletteva nei nostri occhi più spesso di quanto la lettura non li dirigesse sui libri. E talvolta, per meglio stornare qualsiasi sospetto, a proposito, io arrivavo al punto di percuoterla. Ma era amore, non sdegno. Era tenerezza, non ira. E tutto ciò era più dolce di qualsiasi balsamo prezioso. Ma le parole sono inutili. Noi eravamo come pazzi e passavamo per tutte le fasi dell'amore. E se in amore si può inventare qualcosa di nuovo, noi lo inventammo. Senza mezzi termini, Abelardo ci spiega che subito scatta la scintilla fra loro due. Da quello che si può intuire, da come ce lo racconta l'innamoramento Abelardo, per lui è più una questione fisica.
Eloisa invece nelle sue lettere sembra molto chiara nel dire per lei era amore, amore, in tutto e per tutto. Abelardo se ne accorgerà solo più tardi del suo attaccamento affettivo nei confronti di Eloisa. Inizialmente sembra solo proprio un'attrazione fisica molto 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 forte. E ripeto, sia Abelardo un pochino più in toni un pochino più delicati, Eloisa invece è molto più passionale nelle sue lettere. Il loro è stato veramente un amore fisico fortissimo, fortissimo, come di solito noi non ci immaginiamo nel Medioevo. Noi appunto prima parlavo di amor cortese, per noi l'amor cortese è il trovatore o il troviere che da lontano ammira e ama la dama senza aspettarsi di venire ricambiato, quindi un amore assolutamente, noi diremmo, platonico. Tutt'altro quello di Abelardo ed Eloisa. Abelardo a un certo punto dirà anche che, per esempio, non si faranno problemi a incontrarsi carnalmente anche all'interno della chiesa di un'abbazia. Quindi molto 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 passionale la loro storia, cosa che appunto per noi, per la nostra, per il nostro modo di vedere il Medioevo, sembra incredibile, sembra strano. Pensiamo che fossero dei vittoriani, e invece i vittoriani sono molto più vicini a noi come mentalità. Il Medioevo è, approfitto di questa cosa per aprire una parentesi, il Medioevo tuttora viene insegnato a scuola, soprattutto in Italia, in maniera molto piatta. Sono 1000 anni di storia e in 1000 anni di storia ne sono successi di tutti i colori e i costumi sono cambiati in 1000 modi. Noi siamo abituati a vedere il Medioevo solo da una prospettiva quattrocentesca, e nel 400, durante l'umanesimo, pre-rinascimento, rinascimento, si vedeva al 1300 come a un secolo terribile di peste, di guerre e di ignoranza crassa, i secoli bui. Il 300 è stato effettivamente un secolo abbastanza buio, ma non tutto il Medioevo è stato così. Non tutto il Medioevo è stato omogeneo. Ne sono successe di 1000 colori anche all'interno della religione. Il cristianesimo nel Medioevo è nato per quello che lo conosciamo, ma è passato attraverso 1000 concili, 1000 versioni, 1000 eresie prima di arrivare al Concilio di Trento, che è un bel po' dopo il Medioevo, a fissarsi più o meno a quello che noi conosciamo. Per cui, per esempio, Abelardo aveva preso gli ordini minori, era un chierico, ma nessuno si aspettava che lui non si sposasse. Doveva sposare una vergine, non poteva sposare una donna divorziata o vedova, però poteva sposarsi. Cioè, quelle che sono le regole che noi conosciamo della vita religiosa, per esempio, non erano ancora state fissate. La vita era molto diversa da quella che noi siamo stati indotti a pensare fosse. Per esempio, vi ho detto fino adesso che Eloisa è una ragazza che ha studiato
fin dai primi anni della sua vita. La nostra immagine della donna medievale è una povera contadina ignorante che sfornava, dai 13 anni in poi sfornava figli ogni anno fino a morire di parto finalmente, oppure la figlia di qualche nobile che veniva data sempre a 13 anni in sposa a qualche altro nobile semplicemente per legare le due famiglie, rimanendo nell'ignoranza più totale. Invece non era così, non è sempre stato così, non era per tutti così. Era molto più variegato il Medioevo di quello che appunto normalmente ci viene spiegato a scuola. Gli studi, diciamo, sul Medioevo non sono semplicissimi, proprio perché la stampa arriva più tardi, i manoscritti passano di mano in mano, per cui appunto la sicurezza delle fonti e di quello che si può leggere, del poco che ci rimane di fonti testuali, diventa criticamente difficile da cogliere come vera. Però nonostante questo si vede appunto come mille anni sono mille anni. Se voi pensate alla differenza di vita che c'era nel 1950 rispetto al 950, potete capire come appunto il Medioevo non lo si può semplicisticamente vedere come un unicum tutto uguale. Tornando appunto alla storia di Abelardo ed Eloisa, questo amore folle si fa sentire anche sui risultati accademici di Abelardo, nel senso che gli allievi cominciano a sentire qualcosa e pian piano tutta Parigi ne parla, anche perché lui comincia a scrivere canzoni, come ogni ragazzina che si innamora del cantante di turno. Abelardo era quasi un cantante di turno che scrive canzoni d'amore per Eloisa, che era invisibilio per questo, canzoni d'amore che pare girassero per tutta Europa, purtroppo non ci sono rimaste. Diciamo, ci sono dei dubbi sulla paternità di alcune canzoni. Tra l'altro io non ve l'ho detto questo, pare che Pietro Abelardo sia il padre della goliardia. Pare che lui fosse chiamato dagli altri studenti Golia, perché Golia a quel tempo veniva considerato come diciamo una delle impersonificazioni del demonio, quindi il peccatore per eccellenza. E da questo verrebbe il nome di goliardia, che vi ricordo nasce a Bologna ai tempi, in Italia nasce a Bologna ai tempi in cui Carducci era professore di lettere lì, è stata un'idea di Carducci, ma si sarebbe ispirato a Pietro Abelardo. Tutta Parigi ne parla, tutta Parigi ne pettegola. A un certo punto arriva anche alle orecchie dello zio ingenuo, forse, che caccia, non può fare altro, ormai c'è tutta Parigi che gli ride dietro, caccia Pietro Abelardo da casa. I due amanti continuano in qualche modo a mantenere i contatti fino a quando lo zio va via da Parigi per qualche giorno e Eloisa dice ad Abelardo: sono incinta. Tutta contenta, perché lei è felice di questa cosa. Abelardo capisce che deve fare qualcosa. E cosa fa? Approfittando della mancanza dello zio, rapisce, fra virgolette, Eloisa e la porta alle Palais,
casa sua, a casa probabilmente di sua sorella. Non si sa se lui fa il viaggio con lei o se resta a Parigi e la manda da sola. E lì Eloisa avrà il loro figlio, che si chiamerà Pierre come il padre, Astrolab. E questo è da notare come abbiano deciso di dargli un nome non biblico, a parte Pietro, ma come secondo nome ha il nome di uno strumento astronomico, quindi uno strumento scientifico. Due intellettuali hanno fatto questa scelta. Nel frattempo, dopo 5-6 mesi probabilmente, decide di affrontare lo zio, che nel frattempo ha saputo che sua nipote, oltre ad essergli scappata di casa, ha anche avuto un figlio, ed è furioso, tanto che Abelardo dice: io temevo per la mia vita. Però insomma si fa coraggio Abelardo e va a parlare con lo zio e gli dice: io voglio rendere Eloisa una donna onesta, la voglio sposare, però deve rimanere segreto il nostro matrimonio, perché potrebbe nuocere alla mia carriera di chierico. Perché lui dica questa cosa esattamente non si sa, perché come ho detto prima, lui come chierico poteva anche sposarla. È vero che lei non era più vergine, aveva già avuto un figlio, era chiaro, però nessuno gli avrebbe fatto le pulci. Fatto sta che lo zio dice: vabbè, sembra calmarsi, è d'accordo. Pietro Abelardo parte, va in Bretagna, va a parlare con Eloisa e Eloisa reagisce in una maniera che noi non ci aspetteremmo, ma che non si aspetta neanche Abelardo, e dice: ma assolutamente no, io non voglio che tu mi sposi. E gli dà tutta una serie di motivazioni per le quali non vuole sposare Abelardo, e sono tutte motivazioni in cui lui viene messo prima di ogni cosa e dice: prima di tutto proprio perché sei un chierico e quindi io non voglio essere di intralcio alla tua carriera. Seconda cosa, e vedo se riesco a trovare un altro brano perché rende l'idea di quanto intellettuale fosse in realtà Eloisa. Se riesco a trovare, eccolo qua. E dice: non bisogna dimenticare i limiti che comporterebbe un legame legittimo. Che rapporto può esserci tra l'attività accademica e la vita familiare, tra la cattedra e una culla, tra un libro o un quaderno e una conocchia, tra uno stilo e una penna e un fuso? Pensi che ti riuscirà facile, mentre sarai tutto intento allo studio delle sacre scritture e della filosofia, sopportare i vagiti dei bambini o le nenie delle nutrici che cercano di farli tacere, o l'andare e venire dei domestici, uomini e donne? E che dire del puzzo insopportabile dei neonati? Questa è un'altra delle motivazioni. Come fai a studiare se tutta la casa intorno è un bailamme a causa di un piccolo bambino? Io non ti voglio essere di intralcio neanche in questo, ma soprattutto, e questo Abelardo non lo sottolinea ed è una cosa che fa arrabbiare molto Eloisa, dopo lo vedremo meglio, soprattutto Eloisa vede il matrimonio come un cappio, come una prigione. Lei vuole che il suo amore per
Abelardo sia libero, non sia sancito da un obbligo. Per lei il suo amore è un dono e non si aspetta niente in cambio. Dice: io non voglio essere tua moglie e importi di mantenermi e importi di mantenere nostro figlio. Tu devi essere libero. Il nostro amore è nato libero e deve rimanerlo. Fatto sta che Abelardo non si convince, le impone di sposarla, tornano a Parigi, si sposano di fronte allo zio, in segreto, anche se Eloisa sapeva che lo zio questo segreto non l'avrebbe mantenuto. E infatti nel giro di pochissimo tutta Parigi sapeva che erano sposati. E Abelardo cosa fa? Riporta Eloisa a Fontainebleau e torna a Parigi. Questo suo agire viene letto dallo zio come una specie di mossa per liberarsi di lei, e lo zio, con l'aiuto di un servo di Abelardo, si vendica. E si vendica in un modo molto cruento. Occhio per occhio, dente per dente, il membro che ha fatto il peccato verrà eliminato, viene evirato. Una bella notte, entrano in tre scagnozzi con l'aiuto del servo e lo evirano. Naturalmente vi lascio immaginare le urla e lo scompiglio, arrivano dei vicini di casa che lo medicano e lo curano, Abelardo sopravvive, ma altrettanto ovviamente il giorno dopo tutta Parigi ne parla. Tutti lo sanno tutti gli allievi di Abelardo, tutto il mondo dopo un po' lo sa, pian piano si sparge veramente praticamente per tutta Europa la notizia che quello che sembrava essere o era considerato al tempo una delle menti più brillanti di quel secolo era stato evirato. Nell'Antico Testamento si cita il fatto che, ad esempio, gli animali dovevano, maschi, dovevano essere interi per poter essere considerati puri e quindi edibili. Nell'Antico Testamento l'evirazione era una onta terribile e Abelardo la legge come tale. In qualche modo lo zio di Eloisa ha trovato il modo migliore, al di là del modo cruento e terribile di vendicarsi, ma soprattutto molto più sottile il modo migliore per vendicarsi su Abelardo, che era terribilmente orgoglioso e terribilmente attaccato alla fama che era riuscito a raggiungere. E proprio il fatto di essere compatito da tutto il mondo, compatito da tutti quelli che una volta lo ammiravano. Tra l'altro viene sottolineato da un contemporaneo che tutte le donne di Parigi piangono all'idea di aver perso Abelardo in quel, come uomo. Proprio il fatto appunto di essere compianto dal mondo intero lo umilia più. E lo dice lui stesso, io me lo ricordo, il dolore era enorme, ma la mutilazione più grande, il dolore più grande era quello emotivo, il fatto di essere ridotto in quel modo. Allo stesso tempo però dice: me lo sono meritato, e questa è una cosa che lui ripete spesso. Io ho irretito Eloisa e l'ho fatto in maniera sistematica. E quindi dovevo essere punito, in fondo questa era la punizione più giusta che mi poteva capitare.
Abelardo d'ora in poi viaggerà, infatti è un chierico chiamato chierico errante, perché viaggerà da scuola a scuola, abbazia a abbazia, prenderà i voti che non aveva ancora preso e costringerà Eloisa a prendere i voti a Fontainebleau. Altra cosa che Eloisa gli rinfaccia in una delle sue lettere, e gliela rinfaccia non tanto perché quello per forza doveva essere il destino di entrambi, Eloisa lo sapeva, però anche lì Eloisa avrebbe preferito che il suo prendere i voti fosse un dono d'amore a Abelardo e non una costrizione di Abelardo che le diceva: adesso prendi i voti, fai quello che dico io. E scusate, la storia d'amore potrebbe finire qua. Una storia d'amore normale potrebbe finire qua. Lui mutilato, lei in fondo ha un'abbazia che prende i voti, lui anche, altro non può fare, anche lui ormai, e soprattutto vuole per un periodo togliersi un pochino dalla luce della ribalta ed essere lasciato un po' in pace, e potrebbe finire qua. E invece Abelardo decide appunto di scrivere questa lettera ad un amico, e quando Eloisa la legge, perché abbiamo detto che appunto Abelardo scrive una lettera, ma in realtà si aspetta che questa circoli pubblicamente per dare la sua versione dei fatti, quando Eloisa la legge gli scrive una lettera. Sono passati una ventina d'anni ormai dai fatti, che vi ho detto tutto questo accade in un paio d'anni. Gli scrive e gli dice: beh, ma Abelardo, una cosa del genere, scrivi a un tuo amico e gli racconti tutto, gli racconti della nostra storia, gli racconti cosa hai fatto dopo che non ci siamo più visti, a me non scrivi mai, non ti salta in mente di dire la mia versione dei fatti, di chiedermi come mi sento, io che non ho mai smesso di pensare a te. E lui, e lei lo sottolinea tantissimo, è molto precisa, le lettere di Eloisa sono molto precise in questo, lei ribadisce come lei tutti i giorni sia perseguitata dal ricordo del suo amore, anche fisico, con Abelardo. Anche a messa, lei nel frattempo diventerà anche badessa in mezzo alle sue consorelle, non riuscirà a togliersi di testa i momenti di felicità con Abelardo. Abelardo le risponde quello che ci si aspetta, ovvero: ormai siamo votati a Dio, non ci devi più pensare, è il nostro passato, dobbiamo pentirci e chiedere la grazia divina, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto Eloisa probabilmente cederà a questa cosa, non parlerà più del loro amore passato, tanto che a un certo punto lei si troverà insieme alle sue consorelle ad essere cacciata da Fontainebleau viene chiusa praticamente, e Abelardo, sentendo che appunto era rimasta senza casa praticamente, le offrirà un'abbazia che aveva fondato lui stesso, il Paracleto, in cui lei sarà badessa e in cui lei morirà e verrà sepolta. Anche Abelardo, quando muore, Abelardo nel frattempo continua a litigare in giro per la Francia, verrà scomunicato un paio di volte, e a un certo punto, dopo la seconda scomunica dovuta a Bernard, niente po' di meno che Bernardo di Chiaravalle, che ovviamente essendo
un fervente mistico non poteva che trovare fastidioso Pietro Abelardo, che invece diceva chiaro e tondo: Dio ci ha donato la ragione, quindi noi la fede la dobbiamo giustificare attraverso la ragione, cosa inammissibile per una persona come Bernardo di Chiaravalle. E appunto l'ultima scomunica, prescomunica, Abelardo dice: non cerca neanche di sta muto, resta muto, non si difende, dice: io vado a Roma a parlare direttamente col Papa. Lungo la strada riceve un comunicato che il Papa ha certificato questa scomunica e quindi si ferma a Cluny da Pietro il Venerabile, che lo ospita. Ormai Abelardo comincia ad avere una sessantina d'anni, verso la fine della sua vita, e Pietro il Venerabile decide di dargli un'oasi di pace per gli ultimi anni della sua vita. Però prima di morire Abelardo chiede di venire seppellito al Paracleto. Quindi Pietro il Venerabile scrive ad Eloisa, ed è carina anche la lettera di Pietro il Venerabile, perché a noi è rimasto come il Venerabile. Era un personaggio molto interessante, è stato un traduttore del Corano al tempo, e aveva addirittura chiamato un team di studiosi musulmani, ebrei, latinisti, per riuscire a appunto fare una traduzione il più corretta possibile, per cui era un personaggio incredibile ai nostri occhi per il tempo. Scrive una lettera simpatica ad Eloisa, perché gli dice: io e te siamo più o meno coetanei, tu non ti ricorderai, ma io mi ricordo di te a Parigi. Io mi ricordo quanto eri bella, quanto eri ammirata, e per te ho sempre avuto un grande amore. Da capire l'amore di Pietro Venerabile, ovviamente poteva essere semplicemente un sinonimo di ammirazione, ma questo rende l'idea di quanto appunto anche Eloisa fosse molto molto stimata. Lei dice appunto: guarda, Abelardo ha chiesto di venire seppellito da te. Lei ovviamente dice ok, cosa che viene fatta, e quando lei morirà verrà seppellita accanto a Abelardo. Si dice la leggenda che il corpo, quello che rimaneva ovviamente del corpo di Abelardo, abbia aperto le braccia quando hanno fatto scendere il corpo di Eloisa, e sulla loro tomba è stato fatto crescere un rosaio. Questo qui io ve lo sottolineo semplicemente perché un'altra famosa coppia medievale, questa di pura finzione, aveva un rosaio, anzi due rosai che si intrecciavano sopra le loro tombe, ovvero Tristano e Isotta. Altra coppia d'amor cortese. È stata aperta spesso la loro tomba, tanto che si dice che il cranio di Eloisa fosse tondo, il profilo tondo era quello perfetto della dama cortese, e che Abelardo aveva delle gambe molto lunghe. Durante la rivoluzione verranno distrutti tantissimi monasteri e abbazie proprio del XII secolo, le loro spoglie verranno traslate al Père Lachaise, prima in una tomba, dopo nella tomba attuale, che credo sia del 1817 e che tutti possono visitare. Non tutti gli studiosi sono d'accordo sul fatto che lì sotto siano effettivamente seppelliti Abelardo ed Eloisa. C'è chi dice che i corpi siano altrove.
E comunque io l'ho visitata e l'ho vista, vi posso assicurare, piena di lettere di amanti. È più o meno come il balcone di Giulietta a Verona. La cosa straordinaria è che di tutte le velleità filosofiche e intellettuali di Abelardo rimane relativamente poco, nel senso che se voi guardate nei manuali di storia della filosofia, Abelardo viene sempre citato e viene citato appunto come un ottimo retore, ma la sua importanza nella storia della filosofia occidentale è molto limitata ormai, viene considerato relativamente poco. Quello che soprattutto si ricorda di lui è l'amore per Eloisa. Quello è quello che ci rimane di più, che ha impattato di più della sua vita, non appunto tutta la sua il suo arrivismo filosofico, il suo combattere veramente ferocemente con gli altri intellettuali del suo tempo. Rimane soprattutto la sua travagliatissima storia con Eloisa. E con questo vi lascio.